La grande oliva. Ale, finalmente. Che poi dopo essere stato in crociera in Grecia, comprende effettivamente quello che Phil diceva su questo posto. Beh dai, si inizia molto bene, no? Tra l'altro io mi ricordo che ci sono, esatto, certi personaggi che sono interagibili. Altri invece... Dio mio, il gatto. Altri no invece. Tipo, lui no. Qua c'è una spada de fuoco. Ciao belle ragazze, buongiorno. Comunque come sempre, ecco, tipo lui è interagibile e ti fa danno se gli vai contro. La signora non mi ricordo, quindi evitando ogni rischio io la salto. Il vecchio non gli posso fare nulla. Oh, ma comunque davvero, usare certi giochi al tempo della PS1 che utilizzavano comunque così tanto 3D era davvero da fare i complimenti, veramente. Cioè, io lo ripeto sempre, costantemente, il tempo della PS1 e della PS2. Dai, oh, volevo prenderlo a pugni. Erano il tempo d'oro della Disney e della DreamWorks. Della Disney soprattutto la PS1, perché, diciamo... Ma dai, ma che distanza c'hai di attacco tu? Ecco qua. Soprattutto la Disney nel periodo della PS1 era su tutt'altro livello, perché veramente era la prima, diciamo, grande azienda che faceva queste mosse qua. E veramente, veramente, no, di qua si prosegue. Si vedeva la qualità, perché era un progetto che nasceva e che dovevano fare molto bene. E effettivamente, se fosse uscito anche, passami il termine, brutto un gioco, probabilmente al tempo nessuno se ne sarebbe lamentato, perché, diciamoci la verità, al tempo della PS1 qualsiasi cosa era oro. Qualsiasi cosa a quei tempi era oro colato. Erano i primi videogiochi... Ma vaffanculo, stupido gatto. Erano i primi giochi fatti seri, veramente. Erano i primi giochi veri e propri. Non dovevi andare a un cazzo di cabinato per giocare a un gioco del genere. C'era veramente molto che si poteva fare e, a parer mio, con alcuni giochi l'hanno fatto. Con alcuni giochi davvero hanno dato apertura a tantissime altre opportunità. Per esempio, appunto, i primi giochi della Disney, a parer mio, successivamente hanno ispirato a modo loro, anche semplice, altri giochi. Ok, no, la signora, per un attimo mi pensavo la signora mi avrebbe fulminato come il gatto, invece no, per fortuna. Hanno influenzato, secondo me, molti altri. Gira l'ampolla. Dai, ok. Lo sapevo che uno non si fermava. Lo sapevo. Salve signora, faccia attenzione, con quella. Dio mio, il tipo delle clessidre. Che poi quello è uno scherzo, diciamo. Il terremoto è uno scherzo interno, come posso dire, adulto al film. Perché ovviamente tu vedi uno che fa sta roba e la prima cosa che è far vedere che c'è le clessidre, quando in realtà è praticamente uno scherzo adulto di un maniaco che apre il cappotto e fa vedere tutt'altro, non solamente le clessidre. E beh, certi scherzi adulti ci stanno. Poi ovviamente la Disney e la DreamWorks erano sempre sul filo con queste cazzo di battutine. Perché, per esempio, come posso dirlo, in Eldorado c'è, come si chiama la tipa? Cielo, la ragazza principale del film, che ovviamente è una ragazza molto molto procace, e alla fine si fa anche Tullio, solo che ovviamente da bambino pensi, oh, questi si stanno solo sbaciucchiando. Allora, aia, ricordami solo come devo combatterlo questo. Ho appena scoperto come combatterlo. Vabbè, ma grazie, ma scusami.
Ma come ti devo evitare? Come lo dobbiamo evitare questo? Riditela. Io intanto vengo colpito perché... non ho modo di evitare. Ecco qua. Secondo me c'è un modo più semplice per combatterlo, sai? Ok, se la ride. Non posso salire a... no? Devo continuare a lanciargli solo le pietre? Vabbè. Combattiamo il Minotauro a suon di pietrate. Ecco, bravo, bravo, riditela. Niente, dobbiamo solamente continuare a combattere lanciandogli le pietre. Vabbè. È il destino di un eroe, Ercole. Vabbè, ma dai. Dai, su, quante ne mancano? Due ormai? Guarda te se non ci devo morire, perché non so. Come evitare il colpo. Dai, questa è l'ultima, per forza. Beccati questo. No. Questa è l'ultima. Ci ho sperato che fosse l'ultima quella, dai. Bravo. Vai, 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 vai. Ecco qua. Ecco a te. E addio al Minotauro. Dio mio. Guardate, se non ci dovevo morire perché mi è rotolato addosso adesso. Sicuramente c'era un modo più semplice per ucciderlo. E io... con la mia veneranda millenaria esperienza da videogiocatore non la conosco. Andiamo avanti e... oh no! Gli inferi! Ecco qua, per fortuna che muoiono con un colpo solo. Scusatemi, stavo guardando le frecce perché c'è scritto... tra l'altro ho appena scoperto che posso fare un pugno dal basso. Stavo guardando questo e c'era la freccia in giù e il pugno. Ho detto, boh, proviamoci. Magari c'era qualche segreto. Sfortunatamente no. Dai, belli. A meno che... ah, fanculo. Non vedevo più dove erano e mi sono fatto colpire. Te, fatto. Senza prendere neanche un danno. Stronzo del cazzo. Mi sento offeso da me stesso di veramente prendere tutti questi danni in un gioco così vecchio. Vabbè, ma ci sta. Non è stato, diciamo, il principale gioco su cui puntavo al tempo. Come ho detto io... ok, no, per un attimo ho voluto provare lo stesso. Ho iniziato subito la mia carriera videoludica su PS2. Ho iniziato con altri giochi e questi li ho giocati molto in là nel tempo. Quindi, come ho detto, anche a inizio serie. Non sono come mio cugino che si ricorda ancora oggi tutto quanto i codici per fare la determinata cosa, per provare il livello di Spyro nel gioco di Crash, tutte ste robe qua. Stardo. Ma che poi è colpa del gioco qui, perché se tu colpisci due nemici in una botta sola, comunque uno solo ne... scusami, stavo guardando i particellari. Solo uno ne colpisce, non ne colpisce più di uno assieme. Madonna mia. Programmatori. Le basi, no vabbè, queste erano le basi alla fine. Non ci si può neanche lamentare più di tanto, dai. Tac. Vediamo qui, a parte gli inferi, cos'altro ci sono? Di qua mi sa che si torna indietro, vero? Esatto, quindi risalendo e a questo giro andando dall'altro lato, ecco qua, che cosa? Di qua,
troveremo? Lì c'è l'elmo dell'invincibilità. 1, 2, 3. Bravo Ercole. Altra vita. Effettivamente due bibite qua sono state un po' sprecate da usare, eh? No, dovevo saltare. Ok, per un attimo penso di aver saltato troppo. No, non ci arrivo. Ecco qua. No, Dio mio. Ecco qui. Questa, vabbè, è una bibita, non era fondamentale. Quello che è fondamentale è la lettera E. Qua c'è qualcosa? No, si torna solo indietro. Proseguiamo verso il basso. Dunque, altre ragazzine che fanno il tifo per noi. Ecco qua. Altro giro di anelli e basta. No, più in qua. 1, 2, via. Yurikeki. Qui. Grazie. Oi. Che succede? Ogni tanto. Grazie della spada. Fammi vedere. Abbiamo quella di fuoco e quella elettrica piena. Perfetto. Questa la lasciamo. Vabbè, tanto potevamo anche prendere. Ah, sì, mi ricordo. Gli uccellacci qua. Oddio. No. Aspetta, vengo a salvarvi. Ecco qua. Preso. Che più che altro è difficile capire. Dove scenderanno, quella è la vera difficoltà. Che poi non è che se le mangiano le persone. No, quello è scappato. Maledetto. Ecco qua. Preso. Oh, bastardo. Dai, com'è fatto a mancarlo? Preso. Scusami, in che prospettiva dovrebbe essere lui? Preso, me ne manca ancora uno, immagino. No, ancora uno. Dai, con l'ultimo colpo elettrico. Forza, forza. No. Vabbè, morti. Tutti salvi. A nessuno frega una sega. Quello ancora sta girando. Dunque, dovrei sì aver fatto tutto in questa zona, giusto? Vediamo, giusto per controllo, andiamo anche dall'altro lato. Ecco qua. Grazie della babbata. E ora proseguiamo. Giusto anche per scrupolo, vediamo. Qui non si prosegue. E dall'altro lato, men che meno, giusto? Esatto. Vabbè, giusto per scrupolo, come al solito. No, non c'è nulla. Che poi non è che li prendono, se li mangiano, li portano in cielo e non tornano più. Ehi? Li prendono e li spostano su un altro piano. Gli spostano il piano dimensionale. Non è che... che fanno chissà quale cattiveria sti uccellaci, eh. Vabbè, questa era più visibile. Grazie. Le antiche rubine tebane. Ecco qua. Occhio capretta, cerca di non cadere di sotto, mi raccomando. Di nuovo il maniaco. Ah, sto gatto del cacchio. Che poi non è tanto la fiamma che ti fa danno, ma diciamo lui che parte a 200 all'ora. Maledetto gattaccio delle balle. Allora, per un attimo pensavo fosse di nuovo il gatto. Dai, dammi tutte le tue monete, maniaco. Ecco qua. Tra l'altro, se non sbaglio, il prossimo livello è quello della medusa. No, che cacchio dico, è quello dell'idra. Quello della medusa dovrebbe essere o dopo l'idra o subito dopo l'idra. O subito dopo quello dopo l'idra. Non mi ricordo. Occhio alla signora.
Ra che fa il terremoto. Niente, il gatto doveva per forza venire a rompere i coglioni. Ma che certi colpi sono inevitabili, Dio mio. Scusami, tipo, come avrei dovuto fare che io ero già in animazione per fare il pugno? Ma non c'è nulla. E tu mi arrivi col gatto del cacchio a rompere le palle. Ma scusami. Allora, come raggiungiamo quello? Vorrei saperlo. Gatto del cacchio. Eccolo, di nuovo. Te, evitato. Allora, aspetta un attimo. Perché mi sta venendo un attimo il dubbio su come dover fare questa parte qui. Vediamo. Questo si può spostare? No. Ok. Quindi se intanto saliamo di qua. Ecco fatto. Abbiamo trovato la U. Ci manca la R e la C. Fammi un attimo provare a buttare di qua. Ok, ehi, ok. Dovevo fare solo il salto per lungo. Ecco qua. La R ce l'abbiamo. Ci manca la C. Ci manca la C. Questo vuol dire che è per forza in questa zona. Se abbiamo trovato anche la U. Ecco qui altre monete. Deve essere per forza in questa zona, perché se no stiamo avanzando. A meno che... vediamo se è qua sotto. Eccola qui, la C. Hercules. Ci manca la L, la E e la S. Ci siamo, dai, 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 che forse, a parte quella morte un attimo ingiustificata, ce la facciamo. Ce la si fa, ce la si fa, dai. Signora, mi scusi, ma si deve levare dalle balle. Dunque, vediamo, qua non c'è nulla. Ok, questo è il verde. Solo che non si capisce molto da questa prospettiva, Non so come ho fatto a evitare di essere investito. Ma no, fermo, non la prende la bibita. A meno che... no, non c'è nulla. No. No, eccolo qua, ok. Non fa niente, non fa niente che siamo stati colpiti dal carretto. Abbiamo ancora un sacco di vita, per fortuna. No, più che altro volevo riuscire a prendere tutte... come fai a essere vivo? Tutte le monete. Grazie delle bibite gratuite. Ecco qua. Come siamo messi? Fulmine pieno, fuoco pieno e il coso dell'invincibilità. Ce l'abbiamo. Sbaglio, non abbiamo trovato la spada sonica ancora. Almeno in questo livello, intendo. Effettivamente neanche quello del centauro, sbaglio. Dunque, ecco qui, lì intanto. Scusami. Ah, ok, dicevo, perché non mi hai preso le monete? Allora, tac. Sicuro ce n'è un'altra anche qui, bravo. La L, ci mancano solo due lettere e ce la possiamo fare, secondo me. Allora, calmi un attimo, facciamo le cose. Oh, di nuovo sto idiota. Mamma mia. Il colpo più ingiusto che ti vai a prendere è dato da lui, che è in mezzo ai coglioni continuamente. Maledizione a lui. Mamma mia. Questi sono i colpi ingiusti che a volte non puoi neanche evitare. Cioè, uno provasse a fare una run no damage di sto gioco, sicuro viene rovinata o da lui o dal gatto. Donna mia, quanto mi stai sulle palle. Vai via. Ecco qua, via. E ora scende, no? Strano. Dunque, allora, qui c'è la signora. Dov'è che siamo? Qui? Ah, ok, ho capito. Tra l'altro, cadere ci ha fatto vedere che ci sono altre monete lì. Credo che questo sarà il livello più completo che stiamo facendo fino ad ora. Lo sapevo. Idiota. Meno male che c'era la bibita. Tra l'altro, in questo punto qua c'è un vaso. In questo pezzo qua davanti a noi c'è un vaso.
La domanda è come lo raggiungiamo? Ci sono anche delle monete, una bibita. Vabbè, la bibita è il meno dei problemi. Eccolo. Allora, aspetta. A rigor di logica. Presa. Prendi sta moneta. Esatto, dovevo venire ancora un attimo più avanti. Grazie delle monete e del bere. Non so quante monete siamo. Si può vedere, no? No, non si può vedere. Allora, dicevo, a rigor di logica, esatto, devi passare da questa parte. Tac. E qui abbiamo la S, il che vuol dire che dall'altra parte ci deve essere per forza di cose la E. Allora, lì c'è la signora. Ah, questo lo si può spostare, perfetto. Lì c'è la signora, dicevo. Mettilo giù. Bravo. Tre monete. Il vaso. Niente bibita, me la sono immaginata, allora. Vorrei sapere a quanto siamo, però, porca miseria. Ho visto dubbio di... Dove le ho prese tutte, non lo so, Vabbè, intanto... Tra l'altro mi sa che dopo quel pezzo lì dove devi, come dire, girare sugli anelli, sull'asta, poi finisce il livello, se non ricordo male. Di nuovo il tizio che ci corre addosso. Eccolo lì. Allora, l'ho sentito, ma per fortuna mi sa che era di sotto, quindi... Vediamo un attimo. Di qua non c'era nulla, perfetto, abbiamo già preso tutto. Di qua non c'è niente. Di qua ci sono le monete rimaste indietro. Qui c'è il nostro amico delle clessidre e degli orologi. Tac. Purtroppo certe monete devi per forza scendere di sotto. Devi cadere se le vuoi prendere. Ecco qua. Allora, qui dobbiamo fare un po' di giri se vogliamo prenderle tutte. Quindi prima di qua. Tac, ecco qui. No, l'ho mancata. Presa, perfetto. Di qua, dai che ci manca una lettera sola ormai. Ti prego, fa che sia qui. Eccola, Ale. Dovremmo aver fatto 100%, per forza. Abbiamo preso, credo, tutti i vasi, tutte le lettere le abbiamo. Qui abbiamo già rotto il pavimento. Signore. Vediamo. Forse una moneta. Abbiamo mai stato. Ti concedo quello. Vediamo. Ce l'hai fatta, ragazzo! Ce l'hai fatta! È stata una vittoria schiacciante! E vai! E ora possiamo fare un salvataggio. Congratulazioni, continua, premi X, premi Start per salvare.